Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, siamo nel giardino dei frati minori cappuccini, oggi qui per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino nel 1915. Lo sappiamo, ecco, lo abbiamo raccontato spesso, questa strana malattia. Lui era a Pietrelcina, a casa, viveva non nella sua casa natale ma in un altro luogo, tra la torretta e un altro appartamento che avevano i Forgione nel rione Castello. Ecco, lui era una sorta di piccola cella dove viveva ed espletava il suo servizio, il suo ministero, anche nell'aiuto e nel servizio alla parrocchia di Pietrelcina. Ecco, e il Signore gli permetteva, a causa di questa strana malattia, ecco, di stare a Pietrelcina. Oggi vogliamo leggervi un passaggio di questa lettera del 1915, in questo periodo, dove Padre Pio fa accenno a quello che si stava vivendo, ecco, la grande guerra. Scrive: «L'ora che tutti attraversiamo è solenne. Finora noi siamo rimasti estranei alla dolorosa guerra, che oramai è quasi un anno che si combatte. Noi siamo tutti chiamati a compiere il penoso dovere, rappresentato dalla guerra, da chi in questi gravi momenti rappresenta l'autorità costituita e regge le sorti della nostra patria. Noi dobbiamo fare tutti il nostro dovere. A seconda delle nostre forze, noi accetteremo con animo sereno e con coraggio l'ordine che ci viene dall'alto. Se la patria ci chiamerà, scrive Padre Pio, dobbiamo obbedire alla sua volontà. Se questa chiamata ci impone delle prove dolorose, accettiamole con rassegnazione e con coraggio. Diamo pure lacrime nel dolore che ci strazia, ma siano lacrime rassegnate. La prova è dura per tutti, ma più che mai lo è per noi. Ma, scrive Padre Pio a Padre Agostino, solleviamo il cuore in alto a Dio, da Lui ci verrà la forza, la calma, il conforto. Tutti dobbiamo cooperare al bene comune, a renderci propizia alla misericordia del Signore in quest'ora grave, con l'umile e fervente preghiera e con l'emendazione della vita. Quindi non ci cada dall'animo la forza. La forza è quella filiale fiducia, o Padre mio, che dobbiamo avere nel nostro Dio, dal perché sembraci che sia Egli sdegnato verso di noi. Egli ci ama ancora, Egli è ancora pietoso con noi.